alligator, see you later. I'll be riding shotgun underneath the horse. Sfide avvincenti ed atleti da tutto il mondo. Il rugby a 7 arriva a Napoli per la prima volta, portando il grande pubblico della palla ovale al villaggio del rugby. Struttura all'avanguardia fortemente riabilitata dall'amatore Napoli Rugby di Diego D'Orazio, che ha organizzato il Naples International Rugby Sevens nell'ex area NATO di Bagnoli. Sì, mi piace dire che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo creduto e lottato tanto per riuscire a portare qui a Napoli l'elite del rugby seven e internazionale. La location è fantastica, il villaggio si presta a questi eventi e anche il club ci lavora con passione affinché tutto vada per il meglio. In campo Irlanda, Inghilterra, vice campione del mondo, Germania, Francia e Italia. Il prossimo anno, di concerto con la FIR, arriverà la nazionale italiana Under 20 o quella femminile, con il villaggio pronto a diventare un polo ed un punto di riferimento per tutto il Sud Italia. Questo diciamo che è l'anno zero e in futuro speriamo di poter ospitare anche altre nazioni come il Cile, Portogallo e Spagna e fare un evento anche di promozione come questo anche al Sud Italia, che mancavano gli impianti. Adesso finalmente qua un impianto del Sud Italia decente, bello, stupendo come questo c'è, quindi è la migliore occasione, non vedevo l'ora di fare un evento anche col Seven anche al Sud. E penso che ogni anno ci possiamo dividere fra Nord e Sud questo tipo di promozione. Fra l'altro i ragazzi hanno bisogno di giocare a rugby a 7 e questa è un'occasione ottima. Feeling like someone.